praticamente un dispetto che dopo tanti anni faccio a Pino Daniele, che di partire per parlare di questo disco, per parlare di lui, dalla cartolina, perché in realtà in quell'epoca era proprio di moda avversare la cartolina, cioè contrastare la cartolina. Napoli non doveva essere quella della cartolina, il Sole Mio, la cosa, il Vesuvio, la bellezza della città, tutto quello che... Pino partì proprio contro la cartolina. Questa fu la sua grande rivoluzione iniziale, quando tanti anni fa, nel 77, io lo ospitai in un programma alla televisione che facevo, che si chiamava L'altra domenica. Terra mia è una delle opere più importanti della storia della musica italiana, senza ombra di dubbio. Pino Daniele ha 22 anni, polistrumentista, autore delle musiche e dei testi, dimostra di essere un genio. In realtà io avevo suonato con gli americani, quindi dissi a un mio amico, Raffaele Cascone, e alcune altre spie napoletane, amici, andate a vedere da qualche parte se c'è qualche cantante napoletano che lavora con gli americani come facevo io. Questo tipo mi telefonò, mi disse: c'è uno che si chiama Pino Daniele, lì proprio di rimpetto al Maschio Angioino, e fa delle canzoni un po' particolari. E io mandai subito una troupe dell'altra domenica, e così arrivò questa esecuzione straordinaria di questo ragazzotto che cantava ad Azzulelle Caffè. Terra mia è il disco che Napoli aspettava, perché Pino in fondo arrivò abbastanza tardi, Pino Daniele, nel senso che c'era già in atto una rivoluzione musicale a Napoli, di cui Pino era già parte integrante, ma diciamo faceva parte di altre esperienze. Insomma, c'erano già stati Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Tony Esposito. Insomma, era una musica in grande cambiamento, Napoli centrale soprattutto, e sottolineo Napoli centrale perché fu proprio per Pino un'esperienza abbastanza decisiva. E per me è quello, è una nuova sintesi, una cosa, un salto evolutivo di tutto quello che stava succedendo. Napoli è una carta sporca. Terra mia è un disco che è stato una specie di rivoluzione nella musica napoletana. È un disco che ha le radici, ma tende di andare un po' oltre quel sentimentalismo che spesso è stato usato nelle canzoni napoletane. La cosa grande è che in questo disco nasce la canzone napoletana contemporanea, grazie a questo modo di pensare più allargato verso il mondo. Ecco, Pino è stato Pino. Chi può dicere che sto morendo? Chi può dicere? Quando è nato artisticamente Pino Daniele, la canzone napoletana era ferma. Forse a quelle belle canzoni degli anni 50, 60, che erano Accarezzami, Ha già perduto sonno, Anima e core, la cantava naturalmente nobilmente Roberto Muro, con me la cantava straordinariamente Sergio Bruni, Giulietta Sacco, allora giovane, la cantavano i cantanti popolari. Quindi Pino Daniele ha compiuto una vera operazione culturale straordinaria, ha rinnovato il modo di scrivere la canzone napoletana.